Sabato 8 ottobre 2011, ecco, abbiamo appena filmato i ragazzi della scuola elementare di Calvisano che sono venuti in visita al campo di volo della Zappaglia e qui al campo di volo della Zappaglia abbiamo un ospite particolare, ecco Paolo Cappellini che vive a Leno, pilota anche lui di origine cremonese, ecco, che è qui con un aereo particolare, un aereo che adesso ci spiegherà lui, un aereo che può anche funzionare da Aliante, ecco un aereo che lui pilota da quanti anni, Paolo? Da una quindicina d'anni. Questa è una macchina particolare, si può già considerare d'epoca. È un motoaliante tutto costruito in legno e tela. È del 1969. Il progettista è francese, è stato costruito da un'azienda tedesca. È un motoaliante perché praticamente sfrutta le caratteristiche aerodinamiche di finezza degli alianti. Potete notare dopo, anche quando estrarremo le ali, lo noterete meglio. L'allungamento alare, per cui è particolarmente efficiente, può volare a una velocità discreta di circa 180 km all'ora in crociera, pur con un motore piccolo. Il motore è lo stesso motore del maggiolone Volkswagen, è 2000 di cilindrata, 80 cavalli, e consuma molto poco, un aereo economico anche dal punto di vista della manutenzione e tutto quanto. E ha comunque il carrello retrattile, ha l'elica a passo variabile, con questa leva si comanda il passo dell'elica. Qui potete vedere che praticamente il passo dell'elica sono come le marce della macchina, dalla prima alla quarta. E abbiamo la manetta del gas, i comandi sulla cloche principali, il carrello retrattile e diverse cose. Si può anche spegnere il motore in volo perché l'elica ha la posizione di bandiera, ovvero sia si mette in posizione che non faccia resistenza con l'aria, e l'aliante, il motoaliante può planare anche a motore spento con un'efficienza di 20 km di distanza con 1 km di quota circa, che è più o meno il doppio rispetto a un aereo normale di aviazione generale tipo Cessna, Piper o aerei similari. È molto adatto anche all'uso turistico, c'è un club internazionale, abbiamo amici tedeschi, inglesi, francesi che hanno tutti questo tipo di macchina e tutti gli anni facciamo 3 o 4 raid importanti per l'Europa, muovendoci Per cui anche in Italia e anche in all'estero. Italia e all'estero in 30 o 40 aeroplani. Siamo andati in Francia, Inghilterra, paesi nordici per cui Finlandia, Svezia, Norvegia, le Repubbliche Baltiche, Estonia, Lettonia, Ecco, può portare Lituania, il pilota e un'altra persona. pilota e un passeggero che comunque può essere un copilota perché i comandi sono presenti anche nel posto posteriore. Il posto però principale è quello Ecco, davanti. l'aereo lo tieni parcheggiato qui alla Zappaglia L'aereo è tutto parcheggiato qua a l'anno in pratica Calvisano, e poi quando il tuo lavoro te lo consente, insomma, vieni qui e fai. esattamente. Adesso noi subito dopo filmeremo la partenza di questo meraviglioso aereo Bene. e poi magari un passaggio in volo come Aliante in modo Certamente. tale da. Prima vi faccio vedere a spiegare le ali, Ecco, perché è opportuno esatto. farlo. Va bene, ok. Bene. Ecco, come potete vedere, l'ala è ripiegata per l'angaraggio e per il volo bisogna estenderla e con un'operazione molto semplice si blocca e l'ala è già bloccata. L'unica cosa, bisogna poi mettere una carenatura per chiudere la fessura che resta, però i comandi e tutto quanto sono agganciati senza dover fare ulteriori operazioni. Ecco la carenatura, stessa cosa per l'altra ala. Stessa cosa per l'altra ala, però vedete che è una cosa veramente di 20 secondi. Percorsi può fare come Aliante, spegnendo il motore? Come Che aliante distanze può coprire? dipende dalle condizioni meteorologiche. In teoria non ci sono limiti, l'aliante non ha limiti, per cui se le condizioni atmosferiche sono particolarmente favorevoli, questo a dire il vero avviene soprattutto in montagna, si possono anche percorrere centinaia ma anche 1000 km, per cui con dei motoalianti sono andati dalle Alpi fino sull'Etna, per intenderci. Lavoro sul portale clandestino, Esatto, una cooperativa che ogni 10 giorni cambiano le zone. Assurde, guarda la roba. Infatti un po' di rifiutato mi fa scaricare da quel personale lì la roba.
parola. Ciao ciao! Ciao Paolo! Il maggiorone. Il padre è maggiore. Ah sì, vai! Ha spento il motore. Ha ha ha.